e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. Sì, benedetto Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo Gesù, tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo e inviando i discepoli a predicare il Vangelo ordino loro di visitare e di curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle in questo mezzo siano assistiti da medici e collaboratori con premura attenzione, con sollecitudine assidua, perché rientrando nelle loro case fisicamente e spiritualmente ristorati lodino oltremodo la tua misericordia. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che ci hai convocati a inaugurare questo mezzo, preparato dall'intelligenza per la cura degli infermi, benedici e santifica questo luogo. Confermaci con la tua grazia perché rendiamo fedele servizio a tuo Figlio, presente nelle sue membra sofferenti, lui che vive e regna nei secoli. Amen.